Ehi, mitica Giulie! Sto condividendo la live per Ghost. Ciao a tutti! Ghostwire! Partiamo fra 2 minuti, Giulie. Tempo di bere un cafferino fatto bene. Rilassati. Ciao, mitica! Dopo vediamo se riusciamo a fare quello che abbiamo detto prima, eh? Vediamo se riusciamo a beccare in Twitch. Ci abbiamo computer stasera? Sì, dopo, quando ci sono gli altri. Te l'ha fatto il caffè? Sì, è bravissima. Vieni qua, amore mio, vieni qua. Sei più bassa, devi andare più bassa, più bassa, più bassa. Guarda, Giulia. E Marco ha detto che dovremmo prendere un pennarello e scrivere drum sotto. Wow, ha scritto. Fighissimo. La mia bambolina, vieni amore mio, dai che facciamo una bella live. E fallo, Carlo. Sto caffè non viene. Ci abbiamo il caffè che non viene. Dai, caffè che dobbiamo andare in live. Fallo, scrivi. Ah, infatti, no, non finiamo più, non finiamo più, mi dica giù. Love drums. Drum. Bella ragazzi di Twitch, bella ragazza di Twitch, Marco Drums Games, Ghostwire Tokyo. Andiamo a scoprire questo nuovo gioco insieme, speriamo che è una figata. Così il grande amico Toradin, che anche lui ha il canale, amici miei, mi raccomando di seguirlo quando non seguite Marco Drums Games. Toradin l'ho visto. Com'è Giulie? Ti piace? Ti piace come tipo di gioco o non è il tuo genere? Bello! Mi piace tanto addirittura, grande Giulia! Grandissima! Allora è una figata fare sta livettina! Bella lì, grande Thor! Stasera Thor ha detto che entra, ma poveretto, finisce alle 10 il turno. Grande Giulio, non spoilerare, non si spoilera mai, mai spoiler, no spoiler, Marco Drums Games è no spoiler. Amore, tata? Dai, mi prendi un pettine. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, benvenuti. Ghostwire Tokyo, adesso cominciamo subito a giocare. Gioco Day One Edition, eh? Gioco che è uscito oggi e Marco Drums lo porta. E potevo portare anche Tina's Wonderland, ma lo portiamo domani sera, amici miei, perché non possiamo portare due giochi contemporaneamente. Adesso, one second, please. One second, please. Che stiamo aspettando il caffè, poi partiamo immediatamente con la lives. Ok. Perfect one jobs. Perfect jobs. Marco Drums è in live. Perfetto. Condividiamo questa mitica live di stasera su Twitch. Il caffè non ha voglia di venire su. E so già che quando parto. Il lordatore, vieni amico mio. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, eccolo! Ciao Lord, ciao amici! Grandissimo! Oh, grazie amore mio, ti meriti un bacio! Grazie amore! Ma, oh raga, un buon cafferino! A 374 milioni di gradi, ce l'ho ben perché questo è. Ma sondaggio, sei un amore, è vero, grazie amore mio, sei un amore, lo dice anche la Giulia. Ma ragazzi, lo dico tutti i giorni anch'io, Giulia, è tutti i minuti e tutti i momenti. Anche voi soffiate sul caffè? Sondaggio. Amo, sondaggio.
Ah, ecco qua che adesso poi accendiamo il grande Lord, mitico, grandissimo. Ci spacchiamo con Ghostwire Tokyo. Sì, Sofia, ok. Ci sputo direttamente così si raffredda più velocemente. Ciao amici, ciao mitici, benvenuti. Andiamo direttamente a Tokyo, in questa città assurda, e succederanno cose incredibili, amici miei. Solo un minuto che andiamo a bere il caffè, anzi, facciamo così, dai. Per PC il gioco. Sì. Allora, facciamo normale, ragazzi. Poi se per caso ci troviamo in difficoltà, abbassiamo un po' la difficoltà. Perché sinceramente io, Marco, comunque mi è piaciuto molto sto gioco. Allora, Lord, te lo spiego subito prima di cominciare. Praticamente, questi erano accordi prima che Microsoft comprasse Bethesda, no? Che poi tra l'altro non è neanche finalizzata la vendita, quindi è un po' ancora in me. Allora, praticamente questo era un gioco che doveva essere esclusiva PlayStation temporale un anno. E così è stato, anche se ha comprato la Bethesda, ha comprato tutta la ZeniMax, la Microsoft. Questo deve rimanere un gioco esclusivo a PlayStation e PC, chiaramente, per un anno. Dopo si troverà, e già dicono che ci sarà gratuitamente sul Game Pass. Quindi, una volta che poi passa l'anno di scadenza per l'accordo che avevano con Sony, andrà direttamente sul Game Pass. Eccoci qua, il perché è un'esclusiva per adesso Sony. Raga, già parte a fuoco, eh? A fuoco proprio, che stanno andando a fuoco le macchine. No, la povera bicicletta. Proprio. Vivi, non vanno bene. Ah, in Non c'è italiano, tempo, guarda. sto sparendo. Sto sparendo. Ho lasciato i Forse lui. sottotitoli anche, eh? Si è impossessato di me. Ah, eccola. Taito Mushan. Taxi driver. Figate, troppo bello. Sì. Vedo che graficamente spacca, eh. No, non dirmi che lì c'ho la moto. Non dirmi che lì c'ho la moto. Intanto che c'è il video, io mi bevo il caffè, raga. Amici miei, iscrivetevi al mio canale se vi piace, eh. Vi aspetto, grandissimi. Sta piacendo anche a me, Giulia, sinceramente. Già dalla grafica e dall'ambientazione. Chiedi un pelino, amore mio. Chiedi un pelino, amore. Lui sarebbe Akito. Sì. Può Ehi, stai bene? che non essere. Non Wow, muoverti. sì. Hai ragione, hai ragione, Chiama bello. un'ambulanza, sì. Ma sta bene. Era una bella botta. Ehi, La il grafica è telefono non ha spettacolo. cavo. Ciao Kevin! Mitico Kevin! Buon caffè, Kevin! Guarda che giochino portiamo stasera, eh! Avolved, sì, figo. Figo anche quello, no. Alla fine non eri proprio morto. Grande, Kevin. Svegliati, forza. Ti serve il tuo corpo. Ora. Ma che sta parlando? Merda, non mi Dopo rendi diamo l'aiuto una se notizia, parli, eh? ragazzi. Diamo una notizia incredibile dopo. Io mi muto sempre quando parlo al gioco, eh. Quando racconto la storia. Ma cosa succede? Nebbia assassina. Te lo dico in parole povere, dai. Finché ci sono qua io, sei più forte di così. Ora muoviti! Ma che?
Oh. C'è qualcosa. Stai zitto. Nasconditi. Porca. Dai, muoviti. Perché sono cattivoni. Sono i mega cattivoni. Sono troppi. Ecco perché gli dice di nascondersi. È incredibile. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1 zoppica anche. Queste figure non ho ancora capito che cosa sono, ma sicuramente. Ciao Kevin! Mitico! Oh. Ma perché lo richiede che c'è? Ciao Vici! La vostra redenzione. Unica redenzione. Le vostre anime saranno purificate per diventare le fondamenta del mondo a venire. Un consono ricettacolo è già pronto. Solamente per il vostro arrivo. Ora radunatevi tutti. Più basso. Una più nobile fine vi sta attendendo. No, non è quello. Bruschetta! Amico! Bella bruschetta! Che peccato che stasera ho deciso di portare questo gioco fichissimo, tra l'altro il Day One Edition, amici miei! Se no ci facevamo una mega corsa con Gran Turismo. Ma che dici? E tu che cosa sei? Smetti di resistermi! Questo corpo ora è mio! Tu anche un po' per cambiare, ragazzi. Per cambiare un po'. Sei spacciato! Amore mio, perché Marco Drums è l'unico canale dove qualsiasi tipo di gioco lo gioca col volante. Tu non hai voce in capitolo. Obbedisci! No! C'è una cosa che devo fare. Grande! Grande Kevin! Dopo mi dici com'è, eh? Pensi mi interessa. O scrivimelo. Storia. Se devi frignare così mi cerco un altro corpo. E così sarà la tua fine. Hai capito, eh? E dove? Non c'è nessuno. Sapientone. Senti. Fatti, so obbedisci. Anche nel gioco devo obbedire. Sei del mio corpo. Non prendo ordini. Ok, fai il duro, eh? Te la sei voluta. Appunto. Scoprire. Vedi, è uno che si è impossessato di lui. Sì, saluto tutti. Fanculo! Ho detto una parolaccia. Come vuoi allora. Starò al gioco per ora. Ma ricordati, la tua vita è nelle mie mani. Punto. Rendimi le cose difficili e sei solo. È vero, Giuli. Muoviti, abbiamo finito. Non darmi ordini. Vabbè. Mitica Carla. Ah, ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, un sacco di giochi, domani sera porto anche. Oh, che figata! Milady. È figo, raga, è figo, eh. Dovrebbe figo, andare figo. Bene. Grandissima, c'è di computer, facciamo per la balanza. Oh. Sì, è in prima Mitico Lord. C'è anche Kevin, eh? E poi non lo so. Possiamo fuggire. Fa come dico se vuoi vivere.
manine. Prima concentra l'energia nella punta del muro, poi lascia la cosa. No. Ora con Manina. Oh, non male. Adesso occupati. Ah, con l'L2 fa tipo il... Allora, con l'L2... Ciao, Kevin! Quei cosi ti avrebbero ammazzato senza di me. Ehi, ragazzo, non avevi qualcosa da fare? Guardate la grafica, ragazzo. Devo andare da mia sorella. Che spettacolo, che spettacolo. Apriamo la mappa, vediamo un attimo. Dobbiamo andare da qua, a qua. Dai, segniamo. Una nuova voce è stata... Ah! Allora ti sei fatto investire qui mentre andavi da tua sorella. Veramente. Scusami se non mi va di chiacchierare col tizio che ha tentato di possedere. Ho visto che roba, no? Non hai tutti i torti. Vai di flash di luce per terra. Tu chi sei? Prima tu, poi ti spiego tutto. Comunque, la città è messa male. Non pensavo si arrivasse a tanto. Ok, dai, ok, ragazzi, dai, si può saltare. Non si può tibeggare, vediamo. Tibeg. No, si può tibeggare. Non lo fa abbastanza veloce. Oh, adesso arriverà qualcuno. Io lo so. Allora, scatto, sì, lo so fare lo scatto. Una voce aggiunta. Aggiunta una voce che faccio lo scatto. Vabbè, grazie. È qui. Amore, allora ce la dobbiamo fare veramente la PlayStation 5. Sì. Sì. È materia dell'aldilà. Grande Giulio. Si infiltra nel nostro. Ta 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 ta. L'esperienza insegna. Colpiscila. Oh. Mi ha detto di colpire. Ah, così. Bene, sembra che tu riesca ad assorbire potere da quella roba. Etere cristallino, R2, R3, bla bla bla. Ok. Così, Allora, qui bastava... Cioè, spaccato tutto, non spaccavano il vetro. Vabbè, il vetro non si spacca. Hai completato la sparizione. Allora, il giocatore gira la fama, gira male. Classi magiche che posso dire. Ma guarda che tempismo. Un modo di gesticolare per lanciare in cantieri. La sua stanza è al quarto piano. Figo vero, c'è un passeggino. Sì, infatti, poverino. C'era un bimbo qua. Oh! Passeggino, ah, tu intendevi questo? Grande Giulio. Vediamo perché a me. Non so voi amici miei, ma questa tipologia. Oh! Filmato! Questa tipologia di giochi mi piace anche esplorare, anche andare un po' in giro. Oh! Che sta a fa quello lì? Fatto una lavatrice? Ah no, non è una lavatrice. Ma che stanno facendo? Sì, infatti è quello che stavo dicendo. Raccolgono le anime che sono state separate dal loro corpo. Perché? Per trascinarle nell'oltretomba. O forse solo per divorarle. Comunque, quell'anima ormai è andata. Ah. Vedremo. Pure sono stato di pila Aspetta. Ma quello c'è nel pass? È Mythic Lord. Ci sarà incluso? E prova ad arrivarli da dietro. Beh, ti hanno visto. Pare che dovremo passare alle mani. Sembra che inizi a cavartela con il mio potere. Ok. No. Ripie. Si sblocca la roba. Figo allora. Fighissimo. Mi piace quando la roba esce sul passo. Dico la verità. Così, Ah, dalle sberle. Ok, dobbiamo esplorare. Come dice la mitica Giulio. Posti come questo sono pieni di quei cosi. Ma cosa sono? Li chiamiamo visitatori.
Comunque, tieni gli occhi aperti finché siamo qui dentro. Sì, sì, sì. Manda il mio numero a Giulia, mo. Ah, sì, è vero. Adesso poi ti mando il mio numero. Cercano di fare quella cosa là. Io non puoi da lì, dalla PC. C'è proprio la PC là, l'opzione. Allora, mitica... Oh! Guarda questo! Guarda questo! Bam! Dammi i soldi! Dammi i soldi! Voglio i soldi! Ma dai, mi servono i soldi! Cibo, spazzatura, buono! Allora, la mitica Julie è quello che... Non è come esplorare con il gioco. Così posso fare le chiamate notturne e si manda con un maniaco. Ok, non mandare più il numero, non mi dare più il numero, lascia stare, lascia stare, lascia stare. Cerchiamo un'altra strada. Tanto è in muto. Ok. Allora, bisogna andare di là. Però con la questione. È troppo tardi. Con la questione, Lord, mi fai paura. Eccolo qua. Ok. Si può andare anche sopra di qui, secondo me. Io qua prendiamo questo mega. È un po'. Allora, è fighissimo. Graficamente figo, molto figo. C'è una bella storia dietro e è un po' guidato, quindi a me piacciono, vi devo dire la verità. Quando faccio paura. Mitico. A me piacciono un sacco i giochi, comunque, che sono un po'. Un colpo potenziale. Oh! Non l'hai caricato completamente. Bam! Ora strappagli il nucleo. Non male. Ok, vado subito. Volendo, quei nuclei possono essere considerati i loro cuori. Tu strappaglieli e saranno spacciati. Ah, con L2. Devo ricordarmi. C'ha già troppi tasti. Allora, vediamo un attimo. Che la mitica Giulia ha detto che c'è qualcosa sotto. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo, ragazzi. È una cosa bianca. Bianca, eh. Vai alla stanza di Mari. Bianca, eh. Bianca, eh. Bianca, eh. Bianca. Ragazzi, scrivete. Stava lì. Qui? Mamma, sono in ospedale, credo che mi riprendo. Ah, i collezionabili, grandissima, e non l'ho mica visto, e si vede bene anche. Grazie, grazie Giulia, mitica. Dai che ce lo facciamo insieme in sto gioco. Allora, è molto bello, è molto... Devi accendere il computer, amore mio, bellissimo. Calma. Anche questo, allora. Allora, che c'è lì dentro? Solo del cibo. Tutto fa brodo di questi tempi. Usa ciò che trovi. Beh. Sì, hai ragione. Oh, triangolo, ma devo usarlo? No, non c'ho fame. La vita è piena. Occhio, non siamo soli. Carica l'energia con quell'etere cristallizzato. Cristalli sottoterra. Ok. Ok, ammazzo questo, Giuli. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, ma due volte che lo canno, eh. No! Che ti ho tirato fuori il cuore. Madonna, che adrenalina, fico, fico. Allora, il cuore lo si può tirare solo...
Ok, allora mangiamo. E adesso torniamo indietro perché la mitica Giulia ha detto che c'è qualcosa, vero? Questo è un foglio. Cerca il 15 aprile, scomparsa la ragazza in questa foto. Visivamente prende questo gioco. Sì, sì, fighissimo. Subito mentre faceva questo mentino, che io cambio informazioni. Numero verde, tra l'altro, senza il numero per la privacy. Allora, devo tornare indietro, Giulina. Questo che cos'è? Ah, torna indietro, ok. Se ci sono fogli, ok. C'è qualcosa che non mi torna, mi dissocio. Oh, oh, oh! Pierpaolo, notiziona stasera. Dopo, se riusciamo a farla, te la diciamo. È troppo grande lo schermo, amore. Dio, viene picciolino. Troppo lento quel computer. Mia moglie mi dice, calma, Marco Trams. Io sto ammazzando il mondo, grandissimo! Ma devo per forza mangiare questo oggetto commestibile? Sì. Bella dissociatore mio! Allora, fogli per terra, hai ragione Giulia. Mamma mia, sei bravissima! Che zozzeria! È un momento mercatino del pulci quartiere. Hai montagne di vecchi vestiti per bambini, armadi, o forse è troppo tardi. Bla bla bla, quello che non uso, bla 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 bla. Ok. Tutto qui? Tutto Giulia? Ti ricordi se c'è altro? Dai, guarda che bello! Come fai a dire che è una zozzeria? Paolo, sera Jupiter. Ciao mitico. Dai che ci facciamo una serata in allegranza. Allegranza lo dice un altro youtuber, mi sembra, eh? Quindi non si può dire allegranza. In allegria. Ah, hai visto? Titolatore. Oh. Va. Ti spacco. Facciamo una domanda con calma. Lo sportello lollatore, si guardalo. Grande Lord. Ah no, guardalo. Grazie Giulia. Allora, lo sportello lollatore, è bellissimo. È posseduto. Lo sportellatore. Oh, qui c'è poco da ridere. Guarda sto qua. Allora, se l'ammazzo così. Cioè, Giulia, ma spaventato sta ragazzina. Ti dico la verità. Pierpaolo, mi ha lollato la ragazzina, mi ha... Oh, vediamo per terra, qui non c'è nulla. Ho un brutto presentimento. Cos'è quello? Allora, brutto presentimento, No, qua non c'è. C'è qualcosa lì. Ok, allora. Questo non si apre. Non è l'ollador. C'è una cosa dentro. June Scanning arrivo. È questa? Marco, ieri non mi... piaceva il tizio, troppe domande. Sì, Pierpaolo, sinceramente all'inizio mi sembrava tranquillo. E poi, sì, infatti grazie che me l'hai scritto perché... Cioè, va bene tutto, ma... Che cavolo di Bruxelles, o no? Cioè, alla fine, una volta che sai il canale, ti iscrivi al canale, ti dico il canale YouTube, Facebook... Che altro vuoi sapere? Liban? Che cavolo. Giusto o no? Cavoli di Bruxelles. Oh!
Oh, prepariamo il coso qua, va. Stai allerta. Boom, boom, boom. Qua posso prendere qualcosa? Una cocchina? Allora, esplora, dice la Giulia. Esplora Giulia, esplora. Na, 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 na. Sui tavoli dici, Giulia? Caspiterina. La 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 la. Dentro la cucina c'è una cosa buonina. Una cosa buona, forse io ce l'ho. Tu hai visto mio marito, no? Ah, grazie! Ciao amici di Twitch! Mitici! Sono riuscita! Grande, un abbonamento! Grazie ragazzi, abbonatevi a Marco Drums Games Channel. Oh mio Dio! Ce l'ho fatta, dopo ciao! Grande, 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 grandissima, grazie, grazie a tutti ragazzi! Sì, quello che vuoi, amore, dopo vediamo. Oh, ciao amici! Ciao amici! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e abbonatevi anche se volete. Marco Drums Games. Sì, gattino, vai. E siamo con Ghostwire Tokyo, amici miei, eh. È fighissimo. Grande Giuli! Oh! Cosa sta succedendo? Attento. Non si scherza. Ho notato, raga. Ho notato che non si scherza. È un percorso non open world, chiaramente, ma è guidato. Ma raga, ci sono ambientazioni che non so voi, ma sono questo verde, queste cose che mi fa vedere. Oh! Costo seria Tokyo. Ti chiamiamo da oggi il divoratuono. Trasmetti Yoshida nel rumori 4:10 pressione dell'acqua bassa. Ok, è tipo roba di. Ok. Dai, dai. Dai, amore. Oh! Oh! Eh sì, non hai salutato. Oh, 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 oh. Domani vi abbono io. No, amo, domani si abbona Piero, dammi 5. No, dammi 5. Grande labbra di tuono. Il personaggio posseduto da un'entità è il loro modo di approcciarsi, mi ricorda molto anime che segue tempo fa. Ah, perché secondo me è un po' anime questo, eh. Sai che comunque, essendo giapponese, prendono un po' tutto, eh. Il grande titolatore da domani diventerà il finanziatore, come la mitica Julie, Lord, Thor e anche Bragali, grandi, il finanziatore. Oh, 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 una porta nell'universo? Che... credo che gli va in pappa al cervello. Magnifico. Oh. Hai toccato l'aldilà, ma sei rimasta in vita e intatta. Non potrei chiedere un'osservatrice migliore. Pier Associati, anche quello. Pier Associati. Associati. E così adesso il mio piano è completo. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Non toccarla! E tu chi sei? Oh. Un umano. Sì, sì, sì. Non sei solo. Sei tu.
stolto ignorante. Io ho liberato il tuo spirito dalla sua prigione e ancora vuoi aggrapparti a delle spoglie mortali. Proprio così. Sono tornato per te. Davvero intrigante. Pura forza di volontà. Ahimè, i nostri affari dovranno attendere. No, lascia stare la ragazza. Di tenere giù le mani. Infatti. Capisco, lei è tua. Non devi temere. Io posso essere la sua salvezza. Il possedatore. Ciao amici. L'ha incatenato. L'incatenatore. Bruttini però, eh. Io credo, ragazzi, che stanotte avrò gli incubi. Ma rimanete sempre sul canale, ragazzi, amici miei. L'unico canale che gioca un gioco normale con il volante. Ah! Oh! Ho sentito un dolore intercostale qua. Sì, ma hai finito il gioco? Boh, 70 euro. Il costatore di Tog. Il costatore di Tog, però. Secondo me di dargli la corrente, ma... Dove sono? Io non so perché mi è venuto un dolore atroce alla spalla. Morto. Sì. Se non ti dai una mossa. Ah. Sono passati 3 secondi nel mondo reale. Un respiro e sei morto. No, dai, incubi. No, oh, dai, non è così. Non posso morire. Horror splatter, proprio. C'è solo un modo fatto per bene. Dammi il tuo corpo. Salverò tua sorella. Dammi il tuo corpo. Come faccio a fidarmi di te? Beh, non è che hai tante altre alternative, eh? Ma una volta che sarai morto, tua sorella rimarrà sola con quel bastardo. Dopo. Punto. Dopo le mangio. Faccio andare a letto mia moglie. Ciao amici. Tokyo Ghost Wild Tokyo. Non lo so. Marco Drums Games. Non ne ho idea. L'unico inimitabile col logo che si può tirare le schicchiarette al drago. Iscrivetevi al canale. Ciao sì, Kiri. Scusa, ma quando parlano sto muto. Ciao Kiri. Adesso ci presentiamo. Ok. Chiamami KK. Ho rinunciato al mio nome. KK. Ti prego. Aiutala. Taglielo. Sì, ma poi l'alternativa qual è? Scusa. Wow. No, questo non me l'aspettavo, raga. Che esplodeva così? No. Sono un po' rimasto male. Oh. Oh. Ah. Oh, quella roba nera è un po' sparita, raga. È ritornato. Sì, ma con meno roba nera. Vedi che si vede un po' più l'occhio. Prima era un po'... Grande, Bragari. Grande, Kiri. Stasera ti porto un gioco nuovo, è Day One Edition, eh. Un Day One Edition. Ghostwire Tokyo, molto giappo, molto particolare. Oh, grandissimo, cucina. Che fai di buono? Chiudo bene la porta. Ipocrita. Manco il buco. Sondaggino, vi piace Tokyo o una zozzeria? aspetta che sta partendo il computer. C'ho la mogliettina che... Mario.
deve lavorare. Fai vedere il computer di Marco Transgenico, ragazzi, eh? Guarda, guarda, guardate, ragazzi. Wurstel fritti, patate al forno e salata. Wurstel fritti, patate al forno e salata. Buono, amico. Buono, Kiri, mi hai fatto venire voglia di mangiare. Porca miseria, non dovete parlare di mangiare, raga. Brava, cara, vedi? Dai, smettila. Sono belle anche le animazioni, eh? Ancora vivo. È il tuo giorno fortunato. Infatti, la Giulia. Lo so, Kiri. Però... Ehi, che bello che sei oggi. Hai ragione, Kiri. È che c'ho sempre fame. Allora, mi lascerai usare il tuo corpo? Non l'ha detto. Mai detto. Non l'ha detto. Sono io! Faccio io il giapponese. Indietro dal nostro accordo. Il mangiatoratore. Mangiatoratore. È bellissimo, però. È mangiatoratore. È un po' difficile da pronunciare. Però ci sta. Beh, perché il suo piano funziona. Anche la Giulia, la mangiatoratrice. Giulia, se riusciamo a farlo. Calmati. È perché non sta aprendo il. Riavvialo. Non aver fretta. Prima c'è un altro posto in cui dobbiamo andare. Vedi, raga? A correre, non si deve mai correre. Il mangiamandorlatore. Sì, ci sta. Effettivamente ci sta. Ma io qua sto andando indietro, sto andando avanti, sto andando giusto, sto andando sbagliato secondo me. Esci dall'ospital. Il mando al lavoro. Ah, devo andare avanti, ok. Grandissimi, la Giulia sa tutto. Marco Ghost Drums, questo mi piace un botto. Questa mi piace davvero tanto. Oh! Non ne ho comprate più, Giulia. Sono finite. E non le ho comprate. Le mandorle? Dovrebbe esserci il sacchetto, l'ho nascosto io. Come? Sì, perché sennò me le fottete. Secondo me, raga, qui salta fuori qualcosa. Secondo me dovrei preparare già... Oh, guarda, Giulia! Hai visto che mi sono accorto? Chiede di registrazione paziente. Koyo Koto. Che figata. Mi piace troppo il popolo giapponese. Mi piacciono troppo i giapponesi perché... Ragazzi, hai visto? Bam! Guardate gli effetti. Oh! Guarda, Takun. Torna subito qui. Potrebbe essere tossico. Ok. Qui prima però, raga, non c'era questa cosa. Quindi vuol dire che si va in un luogo, si ritorna... E bisogna controllare Twitch. Giulia, la mangiatrice di uomini. Là, paroloni stasera. Mega sparolones. Bam! Mangiatrice di uomini, inteso che mangia di tutto. Faccio una previsione. Fra poco appariranno gli spiriti. È una previsione che ci sta. Perché è troppo tempo. Fate giro. Bello, ma tutte le volte me li dà, eh? Che figata. Guarda, non posso negare. Dico di sì. Ah, ho completato. Ah, è così. Tipo a missioni, Lord. Pierpaolo, a missioni. Vediamo il tempo di caricamento. Raga, non c'è neanche. Dietro di te, Marco. Occhio. Oh, cazzo. Mi fai spaventare. Pensavo che c'era uno dietro. Intanto il computer si sta riavviando o ci mettiamo 7 anni? Abbiamo il computer nel fantasma, ragazzi. Quando arriva il bianco... Spariti nel nulla. Facile così. Ciao amici, benvenuti. E se il loro piano sta funzionando, siamo pure tagliati fuori dal mondo. Lo bracchi da un po' questo tizio, eh? Sì, ma non sono riuscito a non farmi ammazzare. Cazzo è, oh. Basta chiacchiere, andiamo. Oh, papà. Oh,
Ok, Giulio, ok, esploriamo. Io, se vedi che salto un pezzo, dimmelo subito, Giulio, perché questo gioco è troppo bello e ho foga di andare avanti. Una gran foga di andare avanti. Allora, dove c'è la nebbiozza non si può andare, credo. Oh! Devi allontanarti, subito! Ah, facciamo le auto, senti? Due risate. Grazie, eh. Grazie, gentilissimo Sprime. Oh, oh, L2? Che cos'è che c'era? Ah, vedi? È bello solo il comparto tecnico. Ma il comparto tecnico spacca, eh? Ti devo dire la verità. Io adesso non so come lo vedete voi da Twitch, ringraziamo sempre la periferica Twitch, che è mitica e ci fa giocare insieme, divertire. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al mio canale Marco Drum Games Channel. Che palla si vede. Oh, è du abad. Ah, qui no, du abad. Lo sposo bellissimo. Allora lì c'è uno. Allora di qua, dai Marchito, non c'era. Oh no, vai a... aspetta, vediamo raga, devo andare. Oh, e come ci arrivo là? Ma allora se anche vado un po' nella nebbia non succede niente. Oh, per me adesso qualche scemunito lo troviamo. Oh, 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 oh. Per adesso è un prendi-prendi, eh. Alla finocchieria, per la finocchieria. La finocchieria. Ma cosa vedono la finocchieria? Vedono i finocchi. Eh sì. Eh sì. Posso attraversarla? Ciao amici, Ghostwire Tokyo. Guardate, Mitsu 3296 Kuro. Che figata, Mitsu Kuro. Mitsu Kuro. Oh. Quella macchina lì? Guarda lì quella macchina. Oh! Ho capito, però io li voglio sti cosi. Ma come va giù la vita? Ah no, non posso andare a prendere quei robi lì. Probabilmente dopo mi si bloccherà qualcosa. Guarda che c'è. Tralciano, sbarazzati. Mi sbloccherà qualcosa. Oh, il secchio lo voglio. Oh, oh, che figata quando fa. Guarda qui Pierpaolo. Oh, oh, c'è qualcuno dietro. Sì, è guidato. Oh, hai visto? Strunz. Ok baby, no problema. 50 euro l'ora, eh. Ok Kiri, 50 euro l'ora. Estrai, estrai, estrai. Bam. Manca solo il portale. Allora. Q-Udit. Q-Udit. 27. Che poi non ho capito che cosa servono a fare questi cosi qua. Però vabbè. Allora, questo. Ah, questo è lo scudo. E non mi ricordo mai di metterlo. Mi convince a combattimento. Dici? Dimmi amore mia. Secondo te? No, senti, non. Oh, scusate raga, mi sta ripristinando il sistema qua. Ma porca miseria, devi riavviare il computer, mi sta ripristinando a fabbrica. Vai, vai, schiaccia la Windows e fai riavvia il sistema, amor, dai. Terra, treasure. Che cazzo. È data una schermata di impostazioni per riavviare. Sì,
No, Kirikir, tu che sei un amico a gratis, dai, non c'è problema. Per la prima volta, dopo sono 50 euro l'ora, eh. Oi, 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 bragari. Che combini? Infatti, quello che dico io. Che cosa fa? Oh! Categoricamente, esatto, bravo Pierpaolo. Categoricamente. Qua che segno. Via via. Con la corrente, c'è la corrente. Pierpaolo prima le dici e poi. Che cazzarola. Bene, i portali possono ancora essere purificati. Ehi, dai un'occhiata dentro al santuario. Mannabili. Allora la nebbia veniva da questo portale Tori. Se la suona, se la canta. Mi sono perso qualcosina, non però. Non pensavo saresti riuscito a pulire. Le Katashiro ci serviranno. Oh, cos'è questo? Un piccolo bastone. Qui sono attaccati dei campanelli. Mica il santuario Kino. Durante il una danza sacra. Chiudiamo la porta perché sennò entra qualcuno e poi ci picchia. Qui abbiamo finito. Andiamo. Teach da solo. Come sa dischi da me in dialetto. Mi sento come una sgaloppina. Mi vedo che tarocco i sondaggi. Esatto, esatto. Oh. Mamma mia, sta nebbia, raga. Se si è aperto di qua, si è aperto di qua, amici miei. Pierpaolo, ovvio. Al limone. Oh, e i cani? A che cosa sta abbaiando? E i cani, raga? In fondo. Che bello. Oh, 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 oh. È un boss? No. No! Siamo ancora salvati. Dai, dai, dai. Hanno già fatto abbastanza danni a questa città. Al mentolo. Oh! Non di qui, torna indietro e aiuta quegli spiriti. Ho capito, torna indietro. Devo prendere lui. Fermati, torna indietro. Dobbiamo salvare quegli spiriti. E dove vado? Indietro dove, ciccio? La bici andante. Ho cannato a tirargli il coso, eh? Proviamo, proviamo. 83, 83 cosa? Un pane di che guarda cane. Mi piace. La nebbia deve aver tramutato in spiriti. Sì. Vediamo che cosa possiamo fare. Tira fuori una di quelle Katashiro. Che cosa tiro fuori? Ehi, ci siamo sbattuti per salvarli. Ora non puoi lasciarli lì in questo modo. Allora, una Katashiro. Ah, quel foglietto lì. No, dai. Hai subito 303 spiriti di Katashiro. Ok, ora alla fase 2. Prova a trovare una cabina telefonica. Questo è bello, spiriti con l'ombrello. Prova perché piove, pasta. Perché piove. Chiedi. Tokyo è un po' come Londra, forse, eh? Può essere. Ombrelliamoci! Oh mio Dio, sai qualcosa per le occhie? Mi cominciano a fare male, solito, devo bagnarle. Non può piovere per sempre. Dai, per cortesia, sì, fa male proprio. Comincia. Beh, la città è fantastica. Corvo grande, sì, sì, sì. Attenzione. Devi passare. Oh! Money, money, money! Oh, e dammi i soldi, amo. Che soldi? Quelli là, i miei soldi, i bitcoins. Che soldi? Ragazzi, io vi ricordo che esistono i bitcoin, potete comprarli con gli euro veri, se volete. Io ve li mando, è una nuova forma di valuta mondiale che presto sbarcherà.
avuto. Marco, c'è una busta sopra la macchina. Oh, aspetta, qua ne ho vista una. Che qua mi serve perché è la... Oh, mi serve o no? Oh, questa. Questa busta? Non stare nella nebbia. No, ma dov'è la busta? Aspetta, aspetta che mangio. Che sono sti Mythic Coin? I Mythic Coin non so cosa sono. Guarda sotto, i Twitch. Io e il mio grande... Ok, e adesso? Figlio... Alza la cornetta, ci metto in connessione. Alza la cornetta, la chiamata vi aspetta. Sono soldi. Che... Questi li ha costruiti Ed. Appoggiaci la Katashiro. Tu troverai su Twitch che ci sono i Mythic Coin che puoi usare in Twitch, ma i Mythic Coin è una valuta anche mondiale, vedi? Questi sono 15 Mythic Coin che valgono 26 euro e questi sono Mythic Coin da 10 che valgono 104 euro l'uno. Quindi se volete mi mandate i soldi reali e io vi mando i Mythic Coin. Ah, ragazzi, dovrei fare una bella cosa con la camomilla. Che buona la camomilla negli occhi. Sì, ma puoi piangere, Stello. Ah, ci sto piangendo. Una futile impresa. La salvezza di queste tu li credo di aver saltato la parte mani. Che mi dicevi della busta, eh? Fatti cazzarola. Spero di poterci tornare dopo. Tu non sei un salvatore. Camomillatore, ciao amici di Twitch. Ghostwire Tokyo, mi sta venendo una specie di irritazione agli occhi da questo gioco lollatore. Dai, dobbiamo tornare là fuori e aiutare quanti più spiriti possibile. Potete usare i Mythic Coin, ragazzi, durante le mie live centro. Prossima fermata Yugenzaga. E se oltre a usarli, oh, grandissimo Giulio, grazie. Oh my god, vedi che sono in giro dappertutto? Possiamo assorbire gli spiriti, amici miei. Ghostwire Tokyo, eh? Lo spacciatore di carta. Questo è ancora là fuori da qualche parte. Scusa, quello doveva essere. Sei diventato allergico con gli altri giochi. Ma hai ragione. Quindi non so cosa stia facendo. Hai ragione. Beh, Pierpaolo si dissocia da questa cosa, eh? Che gara giù. Ha ragione anche Pierpaolo. Allora, la mitica Julie mi ha detto che c'era un qualcosa. Oh! Allora ragazzi, c'è questa nebbia incredibile che non ci fa fare assolutamente nulla. Ai. E l'azienda! Mitico! Guarda che mega gioco ho portato stasera. Oh ragazzi, benvenuti a tutti, eh. Scrivetemi, così vi saluto in live. E iscrivetevi al mio canale, mitici. Ah, ok, Julie. Perché io ho visto... Oh! Pizza delivery. Pizzaru. No, raga. Pizzaru. Che spettacolo. Questa sarà la copertina di Tokyo, Ghostwire Tokyo. Pizzaru. Allora, vediamo un attimo la pizza cos'è questa qua. Questa è una margherita. Tante margherite. Good day. Allora, vediamo un attimo di... Anch'io vorrei una pizzetta. Ma perché nei giochi non si può mangiare? Non ho capito questa cosa. Non mi piacciono i giochi che non si può mangiare. Vero, raga? Che non sono belli i giochi che non si può mangiare. Allora, qui sicuramente ci sarà qualcuno, eh? Ma questi bidoni, vi dico la verità, non so che perché sono qui. Ma ciao azienda agricola, mitico! Grandissimo, ti piace sto gioco? Allora tra un po' faremo un sondaggio quando parte il PC. Ah, ma questo sta tornando indietro. No, aspetta raga. Allora, mitica azienda, mitici tutti raga, grandissimi. Beh, intanto vi ringrazio che siete dentro, intanto ringraziamo un gioco nuovo che è uno spettacolo, non so come lo vedete voi ragazzi dalla mitica piattaforma Twitch, che è fantastica. Ma è veramente uno spietato. Motorino! Pum! Allora. Soldi! Soldi Mythic Coin! Un po' di kitty.
Oh, perfetto, lo vedete bene, quindi che figata. Eccolo, grande azienda! Mitico! Oh! Un po' di giochi nuovi, azienda, ne abbiamo bisogno, perché ne abbiamo pochi. Marco Transport ha già troppo pochi giochi. Allora è meglio averne anche di nuovi, giusto? Giusto! Cos'è? Oh! Lascia stare per ora. Andiamo. Lascia stare vuol dire che... Marco Rita, Drums e Cozze, Final Fantasy Origin. Io l'ho già portato sul canale Final Fantasy Origin, mitico Kiri. È veramente figo, te lo dico. È bello. Posso resistere a lui? Oh, no. Sul tuo canale YouTube lo porti. Grande. Bravissimo, raga. Il mitico Kiri al canalino YouTube, se volete seguire anche lui. Il grande Kiri. Kiri. È inglese, raga, il nostro amico Kiri ci intrattiene col suo buon umore dalla mitica e piovosa Inghilterra. Grande Kiri, grandissimo. Canale YouTube di Kiri, canale YouTube di Azienda Agricola, canale YouTube del mitico Lord, canale YouTube un po' di tutti, ragazzi, siamo tutti canalosi qua. Canalosi. Canaleggianti. Vi piace canaleggianti, raga? Siamo tutti un po' canaleggianti. Grande azienda, mitico. Slenderman con l'ombrello. Grandissimo, azienda. Sai che mi piace sempre giocare con te. È che adesso c'ho troppi giochi, azienda. Mi dispiace tantissimo dover dire a volte dai giochiamo, poi non riesco a venire, ma purtroppo. Ma che cazzo è? Cannolosi. Oh, ma che è sto? Ah, si può aprire la cosa che c'è la smerdazza. Ma cosa mi serve che apre il cassonetto dove c'è solo lo smerdazzo? Vabbè. Dobbiamo salire al secondo piano. Oh. Non c'è dentro niente, non c'è dentro. Questa è una sedia gaming, raga. Ah no, è il... Ho confuso un seggiolone da bici con una sedia gaming professionale. Vabbè, fa niente. Allora, dobbiamo andare su, Io sto girando tutto, raga, perché la mitica Giuli mi dice di... incredibile. Oh! Aspettate. Questa è roba figa, Sentiamo un attimo. Pepata di cozze qua, ci starebbe, sì. Allora, cambiamo 300 spiriti in soldi? Ma io direi di sì. Cosa vi dite voi? Ho fatto una cazzata. Ah, questo è il... Come cazzo li apriamo di tazzi? Avete ragione. Oh, raga. Però abbiamo le abilità, amici miei. Allora... Rigenera punti vita. Questa potrebbe interessarmi. Allora, poi. Mamma, quante ne ha? Beh, ne ha tre. Capacità. Dai. Mamma, quante ne ha? E ne ha tre, raga. Oh, è nudo. Ah, no. Sembra utile. Oh, grazie, amore mio. Gentilissima, tata. Mi stava andando in... Pappa, il... Ok. Doc, 90 centesimi, sta lo spirito. Questa è casa tua? La casa dei telefoni. Sì. Assolutamente, raga. Qui c'è un platino da fare. Aspetta, amore mio. Qui c'è un platino da fare. Non ho visto l'ultimo commento. Io sono un platinatore. Anch'io sono un platinatore. Mi piace un sacco, ne ho 68, mi sembra 78, adesso non mi ricordo neanche più. Dipende, non so, dipende tanto dal platino, se non è stressante. Se è troppo stressante non mi piace, ti dico la verità. Se il platino è bello, sì, infatti mi dissocio anch'io dal platino. Se il platino invece è bello... Io credo che la sto facendo per nulla, tutta sta strada, infatti sono sul tetto e non c'è nulla.
E siamo a Ghostwire Tokyo, amici miei, amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale che porto un sacco di giochi. Domani sera Tina Tines Wonderland, il nuovo Borderland, amici miei, e oggi Ghostwire Tokyo, tutti Day One Edition. Anche Tina è uscito oggi, ma non riesco a portarlo perché facciamo un gioco alla volta, avendo una testa sola, due mani soli, un pad solo. No, prima in realtà, dobbiamo due sbloccare pad, l'ingresso. No. Controlla il sigillo. No. E cosa devo fare? Ok. 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 Allora, ta. Allora, traccia il sigillo. Libera energia. Cosa c'è qui dentro? Lo vedrai. Entra. Ok. Boh, non ho capito. R2 traccia sigillo. R. E libera. Ah, ok. Quindi l'ho fatto. E poi dovevo. Va bene. Ci sta il gioco. Vediamo. Ma che posto è questo? Comunque mi piace un sacco il fattore di. Che vai avanti il pezzettino e fa. E fa il. Allora, tipo una cosina la prendiamo. Ma quanti anni hai? È un rifugio. C'è una cosa. Allora, la mitica Julie dice che c'è una cosa. Quindi credo che sia dentro qua. Chess. Sì, effettivamente. Mi sa che faccio fatica a entrarci io. Tokyo Ghoul, l'hai presa? L'ho presa? Sì. Oh. Questa mappa mostra la zona dentro la barriera. Hai visto cosa succede? Se la nebbia riesce a toccarti, sparisci. Barriera? Vuoi dire che a Shibuya sono tutti andati? Sì. Saranno già sparite tra le 50 e le 100.000 persone, forse di più. Non è possibile! Non mi preoccupano troppo i numeri, però. Madonna. Ciò che importa è che tua sorella e il nostro uomo sono qui da qualche parte. Ultimo. Ma. Jupiter la spoilatrice. Jupiter la spoilatrice. E beh, chiaramente si dissocia. Allora, questo l'abbiamo fatto. Oh! Cosa c'entra Google, amore? Chiudilo. Vai sull'altro, schiaccia Twitch. No, non chiudilo adesso. Chiudi Twitch. E questo okay. Cos'è? Ti piace? Prendilo. E poi chiudi quell'altro. Dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Con il mio vecchio lavoro avevo... degli agganci. Ma... tu chi sei? Non è solo la aiuta. Diciamo che ero uno dei cani da guardia di questo. Ciao Kiri, ci vediamo dopo. Mi raccomando, mangia con calma, tranquillo. Poi torna, eh. Beh, ti aspettiamo. Chiunque tu fossi, di certo non eri un cittadino modello. No. Sono anch'io. Ciao, buona cena. Sono anch'io. Dissociato. Non ti ho dissociato. Così. Chi sono? Erano amici. Eh? Nota bene, erano. Il nostro amico mascherato non esita a uccidere. Neanche noi avremmo dovuto esitare. Quindi avete combattuto insieme contro di lui? Brava. Fai subito un bel sondaggio. Bene, ora abbiamo un'arma. È ora di andare. Abbiamo una. No, aspetta un attimo.
Allora, c'è scritto 4K numerose, scomparso il tombino. Ok, questi vai sono questo sono piatti sporchi. Devo lavare i piatti? Siamo seri? Appunti in 4K, i vecchi appunti sono nascosti in giro per la mappa. Se li trovi, tirerei in buttabilità. Ma la sua guancia prende fuoco? Sì, secondo me sì, ho preso troppi schiaffi. Vuoi pulire tu? Scordatelo. Minchia, voglia di vivere tantissimo. Scordatelo. La lista dei periodici. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Marco Drums con il tipo con le orecchiette. E scrivetemi quando entrate, così vi posso salutare in live, ragazzi. Vi saluto tutti. Oh, che bello quel robo lì. Cos'era? Una bambola da tonno che si dice rappresenti un monaco buddista e porti dietro quando è esposta. Figata. Dammi 5, amore. Brava. Un 5 pugnetto. Davanti a te. Aspetta, Marco, davanti a te. La mitica Julie mi sta dicendo... Ecco, c'è una cosa. Sì, la Julie è fantastica. Okay. Se non c'è altro, andiamo. Stai calmo. Diglielo, Julie, stai calmo. Che comincia a dirmi... Arrotati. Qui? Quello che vedi è roba da mangiare dell'aldilà. Sembra commestibile. Infatti. Ma potrebbe avere degli effetti un po' diversi. Cibo spettrale. Oh, dell'oltretomba. Fa recuperare la salute con il cibo normale. Aumenta la tua capacità in modo temporaneo. La durata dell'effetto del cibo è mostrata al misuratore a sinistra. Ok. Hey, il calmatore. Sì. Da piccolo ho visto un K e mi sono appassionato. Davvero? Sei sempre stato un po' strano, Incontra Erika alla stazione Ibisu. Allora, qui, grandissima, Giuli. Tavolo. Qua? Ok. Allora. No, ma ok. E qui è giusto, Giulio? Qua? Ero già entrato. Una barriera. Abbatteranno l'intero edificio. Deve esserci il modo per infrangere questa barriera. Trovalo. Oh, posso tornare dentro? No, Giulio! No! Ormai è andato. Ci tornerò, dai. Penso che a fine... La pietra della barriera! Oh. Penso che a fine... Cerca. A fine gioco si può... Deve esserci un'altra pietra su questo piano. Sì. No, se c'è l'ho chiuso... Pure dare il chiappe su da. Oh! Cosa succede? Oh! Le interferenze dell'oltretomba stanno aumentando a causa di... Anch'io! Oh! Ci schiaccerà. Che figata sta roba! Qualcosa. Guarda! Oh, guarda lì! È caduto qualcosa. Ma perché mi fa un cassetto che si apre e poi alla fine tutto sotto sopra? Infatti io non mangerò più come prima. Oh, che figo! Mi sta tirando scemo, raga. Oh!
Pierpaolo però dobbiamo ammetterlo, è figo. Riesci a fare un sondaggio? Se scrivi ragazzi vi sta piacendo questo Tokyo Ghostwire Tokyo? Ma come faccio a sparare? Oh ma sei serio? Ho 5 minuti! Ah io cazzeggiavo! Oh fammi entrare, come faccio? No. È troppo lontana, colpiscila con una freccia. E come cazzo? Prendi la mira e scaglia la freccia. Ma dai! Molto bene. Che figo. Non c'è niente. Eh no, c'è qualcosa. Ah, ah, ah. Grande drag. Il gioco è figo, sì. Sì. Bello sì. Dopo la storia uno può piacere o non piacere, può essere un po' più un po' meno, ma devo dirti la verità che sì, il gioco è figo fino adesso. Per i miei occhi Tokyo Ghostwire, ghost come ghost. E dai, non c'è tempo io, da Tokyo. Oh, chess. Grande, 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 grandissimo comunque. Guarda in giro. Dai, ci divertiamo lo stesso, poi a noi che ci frega de... Eh sì, sei un grande per Paolo, grazie, grazie. Senza di voi, raga, non sono belle le serate, quindi... Eh? Non gli è piaciuto? Sarà Pierpaolo. Ha votato due volte Pierpaolo. Sbozzo e tarocco. Il sbozzo e tarocco. Piace? Oh, il sbozzo e tarocco, dice già Pierpaolo. Piccolo c'è. Possiamo salire. E come saliamo? Come saliamo? Ah, da qua forse. Oh, coi... Oh, figo! Stai sprecando tempo! Ok, oh! 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 Oh, posso fare così? No. Ciao amici di Twitch! Giulia ha speso 750 bitcoin, grande! Ah, che forte! Ho barato io! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ecco, abbiamo scoperto come mai il sondaggio non ha sondaggiato! Settaccia la zona. Quello è il nucleo. Da distruggilo. Dai. L'ho distrutto. Ah, spenda drumstrice, bellissimo. Guarda fuori. Chi ci ha messo in trappola non sarà. Oh, siamo chiusi. Quindi social al bot. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Ghostwire Tokyo, eh.
dobbiamo uscire. Usciremo. La barriera è scomparsa. Il nostro amico potrebbe essere ancora nei paraggi. Scendiamo. Scendiamo, e noi scendiamo, ragazzi. Noi scendiamo. Scendiamo a terra. Mi è uscita bella. Ah, grande, braga. Sì. Grande, amore mio. Ok, ma quanto eravamo su? La baratrice di Miticoin. C'è. Quindi li vedi anche tu, eh? Ok, ascolta bene quello che ti dico. Immagino che la barriera questo fosse gioco? Opera di questo tizio. Ah, ok. Inseriamolo. C'è la visione spettrale, raga. Che figo. Punto di interesse. Poi tra l'altro tutto è tradotto in italiano, ragazzi, eh? Audio e... Quello cos'è? Corruzione. Prova a usare il mio potere per sondare, come prima. Sì. È vero, hai ragione, Giulia. Che a me piace un botto, eh? Allora, trova il modo di purificare la corruzione. Oh! Vedo qualcosa. È il cuore della corruzione. Distruggilo! Sub. Oh! La corruzione li aveva intrappolati. Ci saranno una marea di spiriti così in giro per la città. Hai capito? Furfanti. Dai, proseguiamo. Allora, io avevo paura, vi dico la verità, ragazzi, che fosse solo grafica, no? Un bel gioco grafico senza tante cose da fare, senza... Invece mi sta prendendo di brutto, raga, vero Giuli? Vi sta prendendo voi, raga? E no, sì. E no. Guarda solo. Oh, c'era un gatto. Possibile che c'era un gatto? Ho visto malissimo. Non lo so. La traccia si interrompe. Regalate gli abbonamenti. Si separati di nuovo. A Marco Drums, tutti a Marco Drums, eh. L'unico inimitabile con il draghetto. Che tosseria. C'è un grande santuario a queste parti. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Diamo un'occhiata. Mi sembra abbastanza improbabile. Non si può mai sapere. Dopotutto ho trovato quell'arco in un santuario. Rubato, vorrei dire. La proprietà è un furto. Allora, infatti avevo visto un gatto. Dai, leggi pensieri e carezza. Sono nero. E cosa fa? Non è che l'ha carezzato? Sei proprio carino. Basta così. Va bene, ciao gatto, non voglio ammazzarti. Forse fin troppo lineare per me, ma è godibile da guardare in una live, devo dire. Ok, grandissimo, dai, infatti ce lo guardiamo, ce lo facciamo e lo finiamo insieme, eh? Quindi stanotte nessuno può andare a letto a dormire perché dobbiamo finire il gioco. Io sto già dormendo adesso, ragazzi, che ne sono, le 10. Mio Dio. Allora, sì, perfetto. No, vai tranquillo. Oh, non stalkerò il gatto, lo lascio lì, tranquillo. Però stalkerò il suo motorino. Oh, ma questo non c'era il modo... Ecco. Aspetta, aperto qualcosa. Perché? Cosa? Stai calmo. Una specie di fulcro di energia. Due ce n'è, raga. Tre ce n'è.
Beh, sta cosa a me piace un casino, eh. Questa cosa di prendere gli spiriti, sinceramente, è una cosa figa. Sì. Allora, questo è un sacchetto di roba da mangiare. E poi mi diceva di rivolgere... Oh, pacchetto di patatine. La mappa. Guarda dove devo andare. Minzega. Lasciala giù lì. Ok, tanto 9:11. Ragazzi, 11:30. Mezzanotte, la 1, 1:30, le 2, le 3. Oh! Aumento. Prega l'estato di meraviglioso, sta scritto. Di Gizzo. Guarda. Meraviglioso ha scritto. Perché è stato aumenta i punti. Speriamo massimi di vita. Speriamo. Figo, 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 figato. Oh, una macchina! Bam! Quanti soldi mi ha dato? Interessante, Watson. Ma dici che si può andare dappertutto? No, devi andare al santuario. Andiamo al santuario. Quindi, secondo te non c'è in giro niente, eh? Andiamo. Te lo dice sopra. C'è un portale Tori lassù. C'è un portale sopra? Come si fa ad arrivare? Col gabbiano. Forse possiamo usarlo per salire su quello. Uno yokai. Sì, sì. Sì, sì, Paolo, domani subesterato. 3-5, 3-6 anche, sinceramente. Sì, anche mia moglie, anche la Carlina vuole la casa del Carlina. Andiamo. No, a me. No, è bello Carlina, è bello. Che figata! Che roba! È andata meglio di quanto pensavo. Oh, oh, ma questo è strunz! Ok, so. Guarda, guarda! Gancio e volo. L2X, sì. Domani ci famo anche due spaghi. Oh, oh, oh! Oh! No! Vongole verace bellissima. Oh! In serio? Ah no, quello è... E qui cosa fa? Lo yokai c'era anche il Nifo, raga, eh. Comunque, belli gli effetti. Ma che roba! Sembra che si sia dissipata altra nebbia. Già, mi voglia di sconsentire altri spiriti che chiedono infatti, aiuto. Pure di parlare dobbiamo di mangiare, ragazzi. Ah, eccolo qui l'altro. Missione secondaria esplorazione. Bello! Ok. Eccole qua le missioni secondarie. Bello, 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 bello. Noi adesso andiamo verso... guarda cosa c'era! Per viaggiare. Per estendere l'area esplorabile purifichiamo i portali. Potremmo anche salvare più spiriti. Buono, buono, lo dico anch'io. Su quel pazzo mascherato. Niente da perdere. Un computer. Quindi più su di qua non si può andare, né? Oh, quello c'è però, eh. Aspetta un attimo. È un bel sondaggio, amore. Non lo so, tipo... Oh! Spaventato. Precipitare è terrificante, anche da morto. Colpa mia.
sì, stavo vedendo qua, sì, è là giù, però sto vedendo qui, perché mi fa andare di qua? Anche lui lo lascia loro. Ciao amici, Ghostwire Tokyo, amici miei. Ah niente, no, non si può fare niente. Oh! Ai! Cacchio, mi è venuto l'ansia, mi è venuto. Allora, aspetta, vediamo il cuore di questa cosa. Oh! Vongole raga, dai, tiriamo fuori da tutte e due, che sfigata da tutte e due. Ok, ok, il ventilatore vogliamo romperlo o no? Eccolo lì, dobbiamo darci una mossa, quello puzza di grafica bellissimo. Oh, assorbiamo. Il bello è la grafica e questa cosa di oh, etere cristallizzato rosso, potresti trovare dispositivi questi tipi di etere, esplode quando si distrugge e viene inflitti. Hai capito l'etere? Che figo là. Anche questo. Anche i castelli si possono rompere. Che figata. E grande trance, amici miei. Che figata. Mi piace, mi piace. Oh! Diamogli un po' di cibo. Su, bello. Mangia. Sì, dato. Non strafogarti. E vabbè, dai. Oh, cosa fa il cane? Cosa fa, raga? Ah! Grande. Oh, Olivia. Ah, Olivia si sta incazzando. Sentite raga, non so se riuscite a sentire Olivia. Sì. C'è Olivia che sta qua, fai vedere la cagnolina, brava. Oh, che arriva Olivia ragazzi. Bella Olivia, sei arrabbiata con quel cane, eh? Sei arrabbiatissima. Ah, devo allontanarmi. Ah. Raga, stavo facendo una stupidata. Non stare nella nebbia. La nebbia, non posso. Ok, qui c'è i cosini che si può aprire. Oh, 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 c'è qualcuno? C'è qualcuno? Io credevo che era una cosa... Oh, buonanotte Pierpaolo, grazie mille. Oh, oh, oh. Grazie mille Pierpaolo, dai, ci vediamo domani. Domani pomeriggio su Vesterrato, ok? Ciao Pierpaolo, mitico, buonanotte. Allora, domani ti facciamo sapere la notiziona perché non siamo riusciti ad attaccare il computer e a fare una cosa fighissima per la Julie. Sei a secco di etere, prova altro etere cristallizzato. Oh mio Dio, altro etere, raga. Qui è l'etere, qui è l'etere, vai, ce lo facciamo. Sì.
ma quanto è figo sto gioco! Ma quanto fa figo sto gioco! È spettacolo, Thor! Grande! Beh, intanto hai finito di lavorare, quindi ti puoi riposare, amico, eh! È una figata assurda, Thor! Una figata assurda! Grande Giulio, è arrivato il Thor! Grande Thor! Ah, ragazzi! Che figata! Oh, che figata sto gioco! Non credevo, amico mio, che era così bello, eh! Sinceramente, ti dico la verità. Sì, 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 lo so che tu dicevi... Mi sto autorispondendo da solo, domandando e autorispondendo da solo. Lo so che tu mi dicevi che era figo. E ci credo. E ci credo perché è veramente figo. Sì, è veramente figo. Effetti speciali incredibili. Ciao amici di Twitch. Grandissimi, iscrivetevi al canale, eh. Stronzo, però ha anche belli stronzetti, eh. A volte non lo becco neanche, vai, tiriamo il cuoricino. Bam. Sì. Sì, è fighissimo. Il guardatore. Passo dentro la cabina. Yes, Giuri. Ah, grande Thor. La Giuri che l'ha visto da te stamattina nella tua mitica live. Insieme alla Bragali che era dentro nella live del mitico Thor. Ok, la trasmissione degli spiriti è andata a buon fine. Ci vorrà del tempo. Aspetta di sbloccare gli altri elementi per essere una cosa figaggine. Stai andando. Ah, che bello Thor. Tanto simbolismo. Sì. Parlare con la gente. Grazie del tuo aiuto oggi per le info e i video di Street Labs, amico mio. Grazie, grazie, grazie. Nuovo level. Ah, tu mi stai dicendo che più si va avanti, però non li sto, però non muta. Muta come un pesce, bravissima, bravissima, è vero, ha ragione, è un pesciolino, hai ragione. Oh, cos'è che c'è qua? Motorino. Motorino. Oh, è vero, oh, soldi nella spazza. Ma chi è che butta via i soldi nella spazza, raga? Dai, incredibile. Ho sbloccato le missioni secondarie. È vero, è vero, è vero, Giuli. Proprio vero, proprio vero. Oh, pregato. Volte. La fede, eh? È vero, è vero. Questo disastro. Sì, 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 sì. Vabbè. Oh, enigma. Ah, ce ne saranno infiniti. Prima c'era l'Ollador. Anche il... C'è novità, novità in arrivo, Thor. È che non riesco a far partire il PC stasera. I grandi mezzi di Marco Drano Games Channel, come il grandissimo logo, che questo qua è digitale, ragazzi, eh. È un logo che l'ho messo... Sì, è talmente digitale che si tocca con un dito. L'ha messo in italiano, sì. Sì, 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 sì. Absolutely, Thor. Sì, ti dico la verità, a me piace il giappo, ma ci sono troppi giochi che non vengono tradotti. Quindi quando becco quelli che sono tradotti... Eh? Ma dove sarà finito? Sì, no, ma non voglio fare... No. Sì, ma è una missione secondaria. No, non voglio fare... Facciamo la secondaria. Fai un bel sondaggio. Non vai computer. Oh. Computer boia. Computer boia. Come il cofano boia del grandissimo cricchetto, raga, eh. Stessa identica cosa. Cofano boia. È bellissimo quando è riuscito a recuperarlo dal. Anche allora, qui ci sono.
Allora, le ambientazioni sono fantastiche. Posso dirti dove sono i visitatori e da dove viene la nebbia. Ok. Computer boy. Eh sì. Sacchetto di roba. Ma questi devo farli? Cioè, sono missioni secondarie, no? Ah, guarda cosa c'era dietro! Un sacchetto di patatine! Funziona! No, un gatto! Domani lo facciamo, Giulie. Possiamo anche dirlo, però. Vabbè, domanda. Dai, la mitica... Fai l'annuncio ufficiale. Lo diciamo, Giulie? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Ok, credo che abbia detto possiamo dirlo. Sì, che anche lui lo mette in italiano perché sinceramente si capisce di più la storia, amico Thor. Cioè, sinceramente... È bello, è più fluido la... È più fluido anche il capire, no? Che stare a leggere sottotitoli. Perché comunque è un gioco di visuale pazzesca. Cioè, sì, è vero. C'è tanto da guardare e perdersi a leggere i sottotitoli esatto. Non ha molto senso, nel senso, e sono bellissimi anch'io, preferisco il giapponese, ma visto che sono tutti giochi in giapponese o inglese e sottotitolato, questo che è in italiano, io lo metto in italiano, ma subito, proprio senza... Le serve il mio aiuto. Sì, assolutamente. Anche perché tante cose lui le parla mentre vai, quindi... Allora, dove devo andare io? Oh! Qui! Qua bisogna andare? Allora possiamo dire, dai, fai un annuncio... Sì, volevo... Ufficial... Sì, grande Thor. Ah, grande Lord. Voglio fare un annuncio ufficiale. Marco Drums Games e la mitica Bragali. In realtà è una collaborazione a pensare, ma senza neanche pensarci, nel senso che se lo merita tantissimo, come comunque tutti voi ragazzi, però la mitica amica Giulie si merita. Porca miseria, ma sto parlando, devono arrivare adesso questi qua che mi devo impegnare a ammazzarli. Di essere la, dillo tu amore mio, moderatrice di Marco Drums Games Channel, raga. Da domani o quando riusciremo a far andare questo benedetto computer che riesco a mettere come moderatrice, la grandissima Giulie è la moderatrice di Marco Drums Games, ragazzi. Ah, ufficiale, contentissimo. Notiziona ragazzi, la mitica Giulie, moderatrice di Marco Drums Games Channel. Grande Giulie. Che sfidata. Quindi state molto attenti che vi può bannare, buttare fuori. Grande, guarda Thor, complimentoni. No, grazie a te Giulie e Lord e Alessandro che siete veramente mitici, come Thor e tutti gli altri, ma... Abbiamo un bel legame. Sono Giulie, Lord e Alessandro. Ah sì, è vero, L'Ale e la Giulie, allora. Dai. Lord perché è un grande. Noi gamer. Sì, attento Lord perché adesso ti può bloccare. Io mia moglie. Un segugio. Lord c'ha la moglie che è un segugio. Grandissima, io Lord stavamo parlando prima che credo di non aver fatto tante cose sul canale, ma questa qui di far moderatrice la Giulie è una cosa che ci tengo, prima perché già comunque fa un lavoro eccezionale a mandare tutte le varie cose fichissime, a dire sempre di abbonarsi, fa queste cose fichissime che sono cose che io non riesco a dire sempre e lei le fa perfettamente. Oh, sto scemonito, ho perso la camicia,
Oh! Lord, ti arruoliamo, ragazzi, ti arruoliamo, ti arruoliamo. Oh! No, 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 no. Eh sì. Ho letto. Grande. Si finisce anche il potere, raga. Non è infinito. Oh, che stronzolone. No, no, non serve. Cazzarola, oh! Allora, Jimbo! Oh! Sì. Devo andare a prendere un po' di potere, raga, l'ho finito. Allora, il potere finisce, raga. Ma dov'è il potere? No, madonna, guardo uno. Messo. Ehi, cerca un pacchetto di sigarette. Guarda! Guarda il gatto! Devi purificare? Sì, hai colpi limitati, è vero. Un negozio incredibile. Ah. Vendono persino frecce. Guarda, chi vuoi che piace per cani? Chissà Takashiro. Se può tornarci utile. Ho una specie di strana mania per questa roba. Lo sgombro in tavola, io ne com... Lo sgombro in scatola. È stato uno sgombro, raga. Perché? Non buttare i nostri mecha. Sì. Scialla il gatto, eh? Però sempre la vita non ho. Ah, eccola qua. Stavo dicendo, Marco, che devi purificare il santuario. Ah, ok, Jody. Allora, torno. Ma mi dissocio, sono molto tollerante al pubblico, perché... E ti ballano tutti gli spettatori. Resti solo tu. Ok, boh, andiamo, c'ho abbastanza... munizioni, tra parentesi, Banna tutti! Parti la live con 54 e finisci con 2 perché te li ha buttati fuori tutti. Vero, Lord? Butta fuori fuori. Dai, no, l'ha ammazzata. Sta scemonita. Non è pazzesco. Infatti abbiamo presa la migliore. Ah, grandissima, Giulia. Oh, che c'è? Ah, eccolo qua. Oh, e muori. Allora, questa cosa qui, io ragazzi all'inizio pensavo che era subito noiosissimo il ammazzarli così, e anche che fosse stato giusto, non sbagliato, che fosse stato a parte palloso. Brava, bravissima Giulia, sì, credo proprio che è una delle cose, delle, la pazienza, insomma, quando si lavora col pubblico, credo proprio che effettivamente ti ha aiutato.
Appunti, appunti su appunti. Incredibile. Incredibile, eh? Mi dico qua. Allora, purifichiamo l'altro, dai, che è qui. È lì a 32 metri. Il pulito non è facile. Sì. Sì. Effettivamente non è proprio facile. Dimmi, boh. E mi dirà qualcosa adesso. Allora, ti dico subito, allora Marco Dramas Games è veramente preso da milioni e milioni di live, però col caldo, con una bella birretta, potrei anche pensare, un bel bread and breakfast. Un bel break fresh e poi si va in giro tutti insieme agli amici, ci fanno vedere la città, sì. Se mangia, se beve, si ride, si scherza e si fa un sacco di foto e live, perché tutto deve essere documentato, ragazzi. Ci sta. Aperto un forte potere. C'è qualcosa qui. Controlla il santuario con la visione spettrale. E soprattutto ci anche a trovare gli spiriti rimasti. E soprattutto ci andiamo nelle Marche col trattore del tuo amico. Oh, grande Giulio, ecco che è il primo reale lavoro che sta facendo Giulio da moderatrice. Grandissima, grandissima. Si merita una maglia. Bread and fresh. Una bella maglia gratis, la mitica moderatrice. Ma la Giulia si dava. Sì, ma è sempre quella mo che io dico, perché qua non è che possiamo comprarne tante di migliettine. Beh, gli ho promesso una quindicina, ma sempre una viene male. Vero Giulia? Lei lo sa che sono un po' tacagnetto. Bella Manuel, grande! Guarda che gioco ti ho portato qui, Manuel. Day One Edition. Ha una grafica incredibile, incredibile, ho detto, una grafica incredibile. Ciao Manuel, grandissimo. Ha una grafica incredibile. Cos'è? Preghiamo. Oh, perché dovrei dare 500? Vabbè, almeno 500, dai. Vorrei stare più. Vorrei trovare ciò che sto cercando. Salute, PS. Si chiama Ghostwire Tokyo, è uscito oggi. Sì, sì. Cosa sì, senti? Che non siamo soli. È un gioco giapponese. Di Spettrale di Bethesda, che come sai che saprei benissimo che Bethesda è del gruppo ZeniMax, è comprata da Microsoft, però è l'ultima esclusiva che esce temporale per PlayStation, dopo saranno tutti saranno tutti sul Game Pass e basta. Sì. Beh, ne valeva la pena. Beh, certo, ora poi ci sono giochi che piacciono di più o meno, però è fatto figo, è fatto veramente figo. Terrazza panoramica del Kagerie. Sì, andrà bene. Grande. Potere del Fioxo. Del Fioxo. Ma tu vuoi dire che questo no? Hai detto che eri un cane da guardia. Eri un poliziotto.
Siamo sì, perfetti. È così. Perché? Odi la polizia. Parla poi, femminile. Sono abbastanza noi. Bella lì! Ciao Manuel, vai tranquillo, presto tantissimo. Ok. Ci abbiamo proprio qui sotto il naso. Allora. Caccia i tamuchini. Ah, mi stai dicendo che qua c'è tanta roba, Giulie? A me oggi mi hanno fatto una proposta, se la scrivo in privato. Vai tra. Qui sbaglio. E questo qui? La fontina. Eh sì. Allora, accarezziamo. Cosa sto pensando? Diamo due carni di mancini. Dai, diamo da mangiare al cane. È quello che mi ha insegnato, no? Mi sa che devo esplorare. Hai ragione. Guarda che diamo da mangiare la tata. Ti piacciono i cani? Sì, sì, come piacciono a tutti. Non è che li adori. Ma io sì. Dove è che è andato? Bravo, ma che scava, oh. Soldi, 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 grazie cane. Ah, questi sono, ah sì Giulie, hai ragione, c'è due panda, questo da dire, sì, sono i dondolini della, oh, un cesso portatile, si può aprire, bellissimo. Fuoco? Ah, il fuoco in volta. Sì, 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 adesso lo uso subito. No, dai. Su, bello. Mangia. Vai, vai. Senza problemi. Ecco il dissociatore dato a letto. Caffè di festina, occhi di gas, due file di ragazzi. Ah, guarda il cagnolino qui. Ok, grazie cagnolone. Allora, quindi, adesso. Oh! Ciao! Adesso mi distorso. Bellissimo. Allora, come mancio il fuoco? Piano, bello. Guarda che no. Vuoi estorcere soldi a un gatto? Madonna, maschera di leone, che roba. Vi regalo un Freddy. Cos'è il Freddy, Thor? Vai, se hai il regalo io accetto tutto. Guarda questi, sono cani. Oh, è qua bella vicino a me. Taiagaki, che cazzo è un Taiagaki? Vieni su caglia di Taiagaki. Oh. Un Taiagaki, vabbè. Ah, ma vendono tutti qua. Un Karagega. So, questo è Want to be free. Ah. Eh sì. Il potere di fuoco ce l'abbiamo a 5, vediamo. Oh, grande Thor. I want you to be free. Ah, questo è il stupidone. Allora Dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Qui. Ok.
quindi qui è molto figo, è molto figo il gioco. Ok. Ma cosa sta? Sta roba 73%, 70. 70. Alcuni spiriti vengono trascinati lì. Aiutiamo. Ugo in pericolo. Presto! Oh! Fantastico! Attento, sta arrivando altra compagnia! Che figata! Sto poco qui, è incredibile! Però pippa fuori! Ok, grande! Grande! Ha un una spettralità e un motorino. Ok. Vedi? Allora. C'è un sax. Devo andare di qua. Allora, 364 metri. Questi ricaricano sia le... È veramente figo, amici, eh? Eri un poliziotto? Sì, è così. Perché? Ho di la polizia. No, è che sei parecchio brusco, sì, quando ti ci metti. È stato il lavoro a rendermi così. Amica mia, certo che voglio venire a magnà. Che... Ah, per andare là, da nelle Marche, mo. Il tizio che viveva qui era un vero accumulatore. Un vero accumulatore. Quello stronzo. Ah. Sì, anche a noi piace. Il tizio che viveva qui era un vero accumulatore. Sì. Mi ha pure rubato da roba. Quello stronzo. Ah, che ha rubato la roba, quello stronzo. Io sto andando in giro anche un po' a esplorare, raga, perché... Ci sono delle cose in giro nascoste anche. Eccolo qua, vedi che si fa. Guarda, cos'è questa? Una bomba. Guarda questo là dietro nell'angolo. Incredibile. No, avete visto dov'era il foglio di carta? Mamma mia. Spettacolo. Allora, pensavo... Sinceramente che fosse più impestato dagli zombie, da questi cose, eh? Invece ho visto che non è tanto impestato. Una casa qui vicino ha un buco enorme che risucchia tutto quello che c'è intorno. Non mi fa nemmeno tornare a casa. Che fortuna. Un buco nero. Ti sei perso mille... Voglio dare un'occhiata. 1000 euro in regalo dalla Giulia. Non risucchiare da un buco fantasma. Calmati, ragazzi. Quante missioni secondarie sto facendo? Conviene che non ne accumulo così tante. Allora, 305 metri, eh? Mi disassocio sempre da... Aspetta, missione. Poi vedi. Ah! Ma già mi piace un sacco, ti dico la verità. Sì, sì. Esplora. Esploriamo tutto, amica mia. Guarda che c'è uno stronzo. Ma che è? Questo è grosso. Attento, ho la sensazione che sia più forte con gli altri. Come facciamo a cambiare?
Ah, ok. Dicevo di fare le secondarie. Sì, assolutamente. È solo che non ho capito. Quello, eh? Domani non lavorate, mi chiedo. Io no. Io sono live dalla mattina alla sera. La mattina? Cosa intendi per mattina? Ma come faccio adesso a tornare al potere quello verde, Thor? Ma ci sono domenica pomeriggio. Grande. Ah, eccolo qua. Sì. Ho visto un po'. Wow, è bellissima sta cosa che gli tira fuori il cuore. Io ragazzi sono talmente stanco che voi non ne avete. Faccio il turno delle 4 alle 2, mamma che palle, dico. Come già un altro, sì. Effettivamente sì, raga. Effettivamente sì, come turno è una bella rottura di coglione, eh? Ah, sì. È che io stealth non è che siamo due cose che non vanno d'accordo una con l'altra. Vabbè. Ok. Ha detto coglioni. Oh, la madonna. Dai, non puoi ballare. Il tuo capo! Mi ha detto di bannarmi, uomo. Di qualcosa, ha detto Lord. Perché due coglioni domani la giornata di lavoro con quel turno lì. E mi ha detto, Giulia ha detto che due coglioni bannano, ma ce lo sono io. Minchia! Ok, amore, lo banno. Oh! Incredibile, ragazzi, è il primo caso in Italia di moderatore messo dal youtuber che viene bannato. Che figata. Banna le mittette, esatto. Banna le mittette. Incredibile. E non ne ho di cibo. Ciao. Devo comprare il cibo, eh. Porca miseria. Che fortuna. Meglio dare una. Non voglio far. Calmati, raga. Money. Vabbè. Che dobbiamo fare? Che se deve fare, raga? Oh. Sembra gettonata. Ciao amici. Oh. No. Li hai risucchiati tutti. No. Oh, ma no. Raga. Grande Giulio, grazie.
Oh. Mangia, mangia! Dai, proviamo a controllare l'interno del... Il tizio che viveva qui era un vero accumulatore. Mi ha pure rubato tanto tosto. Sì. È un... È successo qualcosa qua a Tokyo? Madonna, che roba! Dietro a quella porta scorrevole. Mamma che schifo. Guarda che schifo. Che cosa amici miei? C'è una torcia? Posso prenderla? No. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Drums Games, amici miei, eh? E scrivete che vi saluto in live, amici miei. Non si apre. Ah, schifezza di roba. Ok, quindi se non si apre... No, ho chiuso la porta. Io non mi interessa. Ok. Oh oh oh. Si prende gioco di noi. Oh. Usa i sigilli per stanarlo. Ok. Wow. Wow. È scappato! Porca loca! Ad è scappato! Oh! Oh! Guarda! Da, 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 da. E via! Oh! È finito! È scappato ancora! Scemonite! Dove è andato? Qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è niente ancora. Aumento difesa. Dov'è che è andato? Aspetta, forse me lo fa vedere di cosa fa. Ok, vabbè, la busta. Io vorrei tanto, ma non posso perché devo prendere la connessione. Eh sì. Penso che si mangia il pane. Com'è che è andato quello stronzone? Eh sì, Giuli. Forse qui dentro. No, dai. È andato in bagno. Giù, su. Giù, su. Tac, tac, tac. E vai di Energizer. Ancora. Sì, sì. Ho già fatto. Adesso sarà sicuramente su. Ti hai visto? Era un po' schifosino. Tac, tac. Oh! Tac, tac. Oh! Smettila di scappare e tieni fuori. Gran Turismo domani dalle 3 alle 5-6. Alla mattina penso di portare Elden Ring. Se ti interessa. C'è proprio giocare a nascondino. Usa il mio potere. E invece domani sera, mitico Manuel, portiamo. Lo spirito!
Domani sera invece portiamo Tina Kings Borderland, Borderland, quello nuovo che è uscito oggi. Anche voi. Gran Turismo domani dalle 3 alle 6. Ci sta proprio sottovalutando. E poi domenica sera dalle 8 e mezza alle 11. Qual è il piano? Usa la testa e infettati qua. Porca loca. Non abbiamo tempo di aiutarmi adesso. Prima dobbiamo occuparci dello spettro. Vai. Quale, quale, quale? Quale Thor? Borderland? Sì, 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 sì. Assolutamente sì, 4 giocatori mi sembra. Comunque te lo faccio, te lo dico domani, eh. Però c'è il codice Swift, quindi è come praticamente come Borderland. Sì, sì, assolutamente Thor. Anche per quello poi alla fine l'avevo preso, perché Borderland è veramente un gioco figo, raga. Oh! Oh cazzarola! Così? Oh, siamo lì. Ma dai. Ti vedo malissimo. Che cavolini di bussetti. Ok, ok. Mi estingo. Ok, perfetto. Ok, ok, Thor. Wow. Sì. Ottimo. Ora occupati di quello spirito malefico. Scegli la combinazione. Super Saiyan 4. Il fuoco, ok. Si fa danni a più. Allora, il fuoco, se non mi sbaglio, si usa così. No. È perché non riesco a tirare fuori il fuoco. Ah, L1, no, L1. Ah, ok, ecco qua. Bella Kiri! Siamo andati avanti un botto. Ciao amici, ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale, l'unico inevitabile Marco Drums Games con il logo digitale. Abbiamo segato, raga, gli abbiamo tirato fuori la pelle dal... Ce l'abbiamo fatta. Visto? Te l'ho detto di fidarti. Facile, tanto è il mio corpo in pericolo. Mamma mia, che schifezza. Ok, lascia la casa. Marco, poi quando hai un PC... Sì, e alla fine per un paio di giorni. Yes, baby. Sì, 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 sì.
adesso andiamo avanti tranqui, come ti dicevo oggi, Mitico Thor, perché martedì, cosa ha scritto? Ah, fa la... sì, posterà i video di Origin, il Mitico Kiri. Non capisco se cosa può dire. Ha detto che ho fatto un casino come sempre. Ti puoi dire qualcosa, Marco? No, no, è tranquillissimo la Giuri. Chi lo sa? Niente, siamo andati avanti. Ma non può essere. E ci sono state scene fighissime, devo dire la verità. Altrove. La storia va avanti, quindi è anche interessante. Oh, non hai Katai disponibile. C'era uno che li vendeva. 3.000. Sì, effettivamente è proprio quello che è successo. Ma io spero che questi qua rimangano qua. Bam. Oh! Toccando il microfono, vabbè certo, quello è poco ma sicuro. Chi non lecca il microfono non è uno YouTube. Cos'è questo? Tu giù? Oh, tu giù? Sta. SMR. No, ho sbagliato. Ah no, ho pieno. ASMR è quella cosa fighissima che si registrano i suoni. Ho indovinato? Dipende da quale. Quelli normali. Credo di dormire più come prima. Ah, sono pomeriggio per rilassarmi. Eh sì. Ciao amici Twitch! Grandissimo Ghostwire Tokyo, amici, eh? Ghostwire Tokyo. È uscito oggi, quindi Day One Edition sul vostro canale preferito di Marco Drums. Iscrivetevi al canale e quando entrate salutatemi o scrivete qualsiasi tipo di cosa, così vi saluto in live. Anch'io dovrei cominciare a farlo, Mitico Thor, magari. Magari funziona. Oh! Guarda amore che figata! Guarda lei! Guarda che figata! Che ho fatto! Cosa sei? Però io seguo uno che si è bravo e mi fa dormire. Beh, ha un potere hypnotic potter. Questo? Questo. Ci sta. No, è una. E beh, provi questo qui. E certo, la prossima volta che andiamo in live, domani possiamo anche andare. Però si chiama Rossella ASMR. Rossella c'ha la scella che pizza la pizza. Oh.
Madonna, ragazzi. Distrutta. Tu sei distrutta, amore mio. Che ore sono? Beh, dai, sono le 11. Abbiamo fatto una bella live. Abbiamo fatto un bel... Allora, ammazziamo quei tre scemi che ci sono là davanti. E poi ci vediamo. C'è la mia moglie? No, ma c'è mia moglie su TikTok. Sì, Thor, l'ho vista. Che mangia le patatine. Grandissima. Gli ho messo i mi piace. E ho scritto anche che buone. E anche delle cose gommose, fighissime, che non so che cos'erano. Ciao, amici di TikTok. No, che amici di TikTok. Scusate, ragazzi. Sto stroa. Amici di Twitch. Oh! No. No. Si fa vedere la nuvola. La nuvola, raga. Non mi ricordo. Sì. Siamo addirittura lì. Siamo. Con mia moglie vuole andare già a letto. Io sono distrutto, amici miei. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio. Quando entrate salutatemi. Se volete giocare a Gran Turismo con me o comunque ai giochi online, lasciatemi il vostro ID. E soprattutto ci vediamo domani, io non so la mattina se faccio qualcosa, è una cosa extra. Grande, infatti anch'io, Thor, Lord e Judy, mi sto veramente... Io l'ho visto mangiare le patatine, Thor, dei cosi gommosi, tipo caramelle, ed è veramente una figata mangiare le patatine. Mi sa che è una cosa che farò anch'io. Aspetta, a mangiare le patatine. Ah, ma io non c'ho più cose per raccogliere le anime, raga. Come faccio? Vabbè, io vi aspetto. Sicuro domani dalle 3 in poi. Oh! Allora ragazzi, amici miei, vi aspetto domani. Sì, è fighissimo, so. Buono. Buono che mi piace. Infatti gliel'ho anche scritto. Ok, in teoria il gioco salva, giusto? Ok, facciamo questo. Mangia a fare un unboxing. Sì, l'ho visto. Sì, figo, d'accordo. Figo. Non deluderci, piccoletto. Ok, in teoria torna a gioco, modalità foto, opzioni, salva. Oh, un bel comando, salva. Oh, che figata. Torna a gioco, menu principale. Allora ragazzi, io vi do la buonanotte. Amici miei di Twitch, mi raccomando, domani dalle 3 alle 6, Gran Turismo, ok? Andiamo avanti. Meglio che stavi tu, notte a tutti, mi sa di sì, ciao a tutti raga, alla prossima, scusate se ho partecipato poco, ma vai tranquillo, domani sera se vuoi e c'hai tempo, c'è il mitico Tina Teens Wonderland, ok Lord, tutti gli amici, mi raccomando, e il grande Kiri, la mitica Julie, moderatrice, quindi ci deve essere, se ci sei anche tu Thor, e a tutti, anche Pierpaolo che è andato a letto, il Manuel, mi raccomando, domani Manuel sono su Gran Turismo 7, ok? Dalle 5 alle 7, penso, sì, dai, poi vediamo, dalle 3, io al lavoro vengo alla sera, ok, notte amici miei, notte, grazie a tutti, grazie a Twitch che mi permette di fare sta roba, grazie a Thor, grazie a Lord, grazie, ricordami di tutti, amore, a Giulia, poi a Kiri, azienda agricola, Manuel,
Poi chi è entrato? Lord, il mitico che è Paolo, Kevin, grandissimo Kevin, e buonanotte a tutti, notte, grandissimo Kiri, notte a tutti, dai, sperando che sia meglio e sperando che venite tutti in live con me, ci passiamo un'altra bella seratina così a parlare, ridere, scherzare insieme tra di noi e anche vedere un gioco fichissimo nuovo che è, beh, domani dalle 3 alle 5, 6, bannata a Marco, ah belli, bannata a Marco, ma non Marco Drowns Games, un altro Marco, dalle 3 alle 5, 6, 7, poi vediamo con il grandissimo, io sto facendo i fuochi, tu stai facendo i botti mi sa Giulio, stai facendo i botti a casa, dalle 3 alle 5, 6 con il grandissimo GT7, ok, compriamo macchine fighissime da 3 milioni, quindi venite ragazzi che compriamo un botto di roba fichissima. E alla sera continua Teams Wonderland, che è Borderland, quello nuovo, ok? Io sono la vittima di questi fuochi, immagino, ti sto facendo i botti come ha fatto Leonardo settimana scorsa. Cioè i botti a casa. Ciao. Ciao amici miei, buonanotte a tutti, dal vostro youtuber preferito Marco Drums con le grafiche nuove. Questo è digitale ragazzi, è un processo che fa il PC che io tocco e lui, guardate, e lui si muove, guardate che... Chicchere che gli do al mitico draghetto, il draghetto di Marco Ramsey. Ciao a tutti, ciao amore mio, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte, a domani.